Buonasera. Buonasera, senatore Razzi. Allora, il referendum è passato, sarà contento della pletora che ha avuto il no? Guardi, io questo non credo. In che senso? Ce l'ho avuta, ma non sono stato contento. Ma cosa ce l'ha avuta? La pletora. Cosa? La pletora? Mi si è infiammato qua dentro in mezzo al petto, ma la pleurite quella. Mi pensavo che mi potevano dare l'invalidità totale per me e la mia famiglia. Ma tanto speriamo di no. No, anche perché poi magari mi davano pure l'adesivo, quello per parcheggiare al posto dei disabili. No, ma non ci vogliamo... Che io dopo tanti anni che ce n'ho uno finto, uno vero, me lo meritavo anche. Vabbè, ma è comunque colpa mia, no? Dicevo che il no ha stravinto, no? Renzi si è dimesso, quindi ora tutti i politici sono tornati all'attacco. E anche lei è nel lagone. No, questo non credo. No? No, perché sembrava che... Dove sono tornato io non è proprio Grant. Ma di cosa sta parlando? Il lagone. Ma non è il lagone. Dove sono andato io era più un lachetto. Sono anche perché c'era il ponte dell'Immacolata. Immacolata. Perché io sono devoto, io sono buddista, ebreo, islamico, indù, ah, sì? In true, ma anche in quattro. Ah sì? Ah sì, sì, sì. Ah, sì, sì. Anche perché ogni religione ha le sue feste, io le adoro tutte. Ah, sì. È per questo che sono onorevole. Ah, perché e così mi ho fatto un bel weekend lungo di 3 settimane. Ma non ci interessa adesso. Nel mio amato Svizzera. Bravo, ma non ci interessa. E sono tornata all'acqua. Che dal cazzo ho visto la mia prima volta. Ah, ho capito, non ci interessa. Era bella. Vabbè, ma, non c'era futuro, eravamo troppo diversi. Io abruzzese, lei chianina pezzata. No, mamma mia, che schifo. Allora, senta, parliamo di politica. Allora, ragazzi, la sua parte, no? Il no, ha battuto Renzi che si è dimesso. Sarà contento? No? Ah, sono al settimo cieco, guarda. Cielo, che cieco. Se vuoi te le dico tutti. Ma Mocellis no. De Wonder Baldi. No, settimo cielo, non cieco. Però, insomma, è felice. Ti dico che non mi sentivo così felice da quando in Nord Corea hanno dato il mio nome al cane che ha sbranato lo zio di Kim Jong-un. Oh là, addirittura. Sono onori che t'hanno a pochi. Certo, va bene. Comunque possiamo dire che è soddisfatto. Quindi anche lei è d'accordo che bisogna andare alle elezioni anticipate. Ma, guarda, più che io vorrebbe mia moglie. Cosa? Di avere le elezioni anticipate. No, pure io, così, dopo che ho fatto, posso guardarmi porta a porta. Ma chi se... Ma non... Si sa che prima il dovere e poi il piacere. Vabbè, ma sono cose vostre. Io credo che Mattarello deve proprio usare sull'uscio, andare lì sull'uscio del Quirinale e urlare erezione su. No, allora, fermo. Non erezioni, ma elezioni. Parlavo di elezioni anticipate. Lei è a favore? Assolutamente, sì. Beh, questa è una novità, lei pur di votare subito rinuncerebbe alla pensione. Assolutamente, secondo te io faccio politica per la pensione. Beh, insomma, sì. Io dico la pensione non la voglio. Ah, bella novità questa, Sì, sì. No, complimenti, voglio dire. Io torno a fare il camionista, ma anche il muraio. Ma il muratore, credo sia. Io credo che bisogna pensare al paese. Beh, guardi, ragazzi, mi sorprende. Quindi lei sta dicendo che rinuncerebbe al vitalizio. Se si va a votare prima. Ho capito, però se si va a votare prima, lei rinuncerebbe al vitalizio. Se si va a votare prima. Ho capito, sì, se si va a votare intanto prima. Intanto tu vai a votare prima. Sì, ma poi lei dopo dice fare... Se si va a votare prima. Se dico che si va a votare. Ma tu scassi la minchia per hobby o hai la partita IVA del cagacazzo? Cazze, ma io faccio le domande, scusi. Ma i tuoi da bambino ti hanno voluto bene? Ma spero di sì. Non si direbbe. Non te la cantavano mai la canzoncina? Quasi. Fatte le cazzi tua, tutto il santo giorno, guardati un film porno, tutti giù per terra. Ma tutti giù per terra? Vabbè, comunque non me la cantavano. Perché dovevano mettere una piccola cosa normale. Ma secondo te si va a votare prima? Lo chiedono tutti, anche lei prima ha detto. Sì, lo dicono in televisione per farsi belli. Ah, è una cosa come mia suocero. Che la domenica si mette il rossetto per farsi bella. Invece sempre cesso. Vabbè, non è mio. Tanto che la domenica quando la portiamo in chiesa, il prete fa tutta la messa girato per non guardarla in faccia. Addirittura, non credo. Salutiamo. La verità, amico caro, è che in Italia è tutta malvivenza politica. Ma no, speriamo di no. Bisogna invece faccio un esempio. Quando parla la consulta? Il 24 gennaio. Minchia, hai visto che tempi che si prendono? Un po' lunghetti. E non potevano fare subito, no? Si aspetta il 24 gennaio. Ma avrai i suoi tempi.
poi purtroppo c'è Sanremo, no, amico? No, ma non credo. Poi c'è Carnavale, ma non, allora non... Poi, e cosa c'è? C'è la Pasqua, e poi c'è Ferragosto, non vorrei mica caccare il cazzo alla Consulta a Ferragosto, che deve lavorare. Magari la Consulta... E si va a votare nel 2036, inoltrato. Ma magari no. Perché sì, perché è tutta roba del pubblico. Ma cosa c'entra? Se tu sei un privato, amico caro, ti dicono entro venerdì devi fare questo, tu lo fai, se no ti mandano a caccare. Ma nello Stato no. È lo Stato che decide quando. Cosa facciamo, ragazzi? Ci facciamo la grigliata? No, facciamo la Consulta, le elezioni. Che palle, ste elezioni di sto caso. Ho capito, però... Hai capito, amico io caro? Non credo. Ma che sì, è così. No, è la Consulta, è già fatto. Tu devi farti i fatti tuoi. Ora tu... Me la vuoi fare una domanda? Vuoi sì. continuare a lavorare? Allora fammi una domanda, ti prego. E fammi una domanda, dimmi, parlami di me che divento... Cosa? Presidente del Consiglio. Va bene, glielo chiedo. Senta, chiedimi questa cosa, sì, quando sì, Presidente sì, del Consiglio. Faccio io e non fare il cagecazzo. No, okay. Mi limito a fare domande. Senta, senatore Razzi, lei in un'intervista ha detto che se il Presidente Mattarella la chiama, lei è pronto a fare il Premier. Ah, questo proprio assi. Ecco, conferma quindi. Sì. Io ce l'ho detto, ce lo ripeto. Ecco. Posso parlare al Presidente Mattarella? Mattarella. Intanto, di... Mattarella, certo. Okay. Prego. La camera ora è questa qua. Ma non è a ore, è una camera, si dice. Sì. Cara Mattarella, chiamami o fai uno squilla che ti richiamo io. No, ma dica delle anche cose. Perché ho la sim gratis del Senato. No, ma vada al... ci vediamo da te, da me. È uguale. Ma dica anzi, qualcosa di tutto a me. Ma chi se ne frega? Che io ho 6 vassoi di tramezzini presi al Senato da 2 mesi. Ma dica delle cose. Sono buoni, c'è solo un po' di muffa sul tonno, ma sopra sopra la abbiamo. Se no, se non le mangiamo noi, poi ci tocca darli ai poveri, che è uno spreco. Mi raccomando, quando vieni non fare che non porti niente. Ma sta parlando con Mattarella. Che chissà quanti cestini hai che ti hanno tata Natale. Ma non stia a guardare queste cose. Non dico tanto, almeno una bottiglia. Fai tu, Mattarella, fai tu. Ma non si può rivolgere così. Senta, allora, piuttosto abbiamo fatto questo è il suo discorso a Mattarella, va bene, però sarà contentissimo in queste ore. Allora, senta, se invece dovesse diventare premier, ecco, veramente, no? Lei chi vorrebbe nel suo gabinetto? Tanto si sa, no, che... Si sa che è meglio star soli. No, volevo dire, no, il gabinetto è nel senso... No, ma fidati, è meglio se sto da solo. Non in quel senso. Anche se sto solo in tutto il palazzo. No, la prego, non vada avanti. No, ma mica per l'odore, non sono mica una bestia. È perché quando lo faccio mi viene da piangere. La prego. E non voglio che la gente mi guarda mentre mi emoziono. Mamma mia, che brutta immagine. Senta, no, Razzi, io dicevo i ministri. Per i ministri ha qualche nome? Prima di tutto la Posca. La Posca. È per via della riforma, immagino. No, perché è fica. No, comunque, no, no, quello prego. Che voglio no, è 100 sì. per 100 di quote rosa. Ah, rosa. Ah, le quote rosa, 100%. Beh, un governo non maschilista, no, bello. No, guardi, io penso che Palazzo Chiccio è grande, è pieno di pavimenti da pulire, c'è il parquet, il marmo, poi ci sono i vetri da fare, pieno di finestre. No, ci sono le ministre donne e quelle cose chi le fa? No, non e si poi dicono. Ci tocca prendere una signora a servizio che poi salgono i costi della politica. Ma una visione aberrante. Però per rispetto le chiamo ministre. Sì, così con la stracciaminga della Boldrini è contenta perché la rispettiamo. Lasciamo stare almeno la Boldrini. La prego. Senta, piuttosto ci dica cosa farebbe, ecco, da premier, ma a livello di governo. Ma guarda, per me il primo punto, io credo che è il lavoro. Ah, bravo, bello. Cioè, da premier dico che va eliminato. Come eliminato? No. Io no, penso che agli italiani di base non ci va di fare una minchia. Ma non è vero. E il mio governo certe cose è sensibile. Ma scusi, ma qualcuno dovrà pur lavorare, no? E qui vediamo il secondo punto, cioè? L'immigrazione. Eh? Il lavoro lo fanno i migrati. Migranti. Si dice sempre che ci rubano il lavoro, sì. Ma se tu al migrato ce lo dai ufficialmente, fai un doppio servizio. Ah, lei farebbe lavorare... Quelli non ce lo rubano più, diventano onesti e tu non fai una minchia. Vabbè, questa l'importante parte... è che però non ci dai soldi. Ma come, scusi? Perché poveri migranti, si sa che il denaro non fa la felicità. Ma vabbè, ma questo non... Se tu vuoi l'infelicità dei migranti sei razzista. No, allora. No, ma cosa c'entra? Poi non può funzionare così uno Stato, no? Per esempio i servizi, le tasse... Le tasse non mettere niente perché l'evasione fiscale è un problema grosso. Oh, bravissimo, meno male. Che l'evasione fiscale devono farla tutto. No, non è giusto che si avvantaggino sempre i soliti, no? No, ma tutti non devono evadere il fisco, così poi c'hanno i soldi per far girare l'economia. Ma cosa stai dicendo? Perché situazione è cravo. Ho capito, ma proprio c'è gente che non c'ha neanche i soldi per pagare il pizzo al vigile che gli mette un passo carraio abusivo davanti al negozio. Ma meno male, ma poi scusi, ma che principi sono? Non può essere che un paese civile permettere esercizio di pratiche illegali, sarebbe il caos. Le regole vanno Caro, te lo dico come la prima
della scalinata da Madama Butta al flauto. Madama Butterfly la scala. Un bel dì vedremo. Fin qui. Se poi ti fai un po' di cazzi tu, ha fatto anche l'aria. Sì. C'è già tutta l'opera. Amico caro, tu mi devi dare retta. Io guardi, sono qui. Tu mi devi far diventare presidente del consiglio che poi ti faccio entrare nel business. No, ma a me non interessa, guardi. Non facciamo che l'Italia diventa un paradiso fiscale. Sì, fiscale. Ti piace la fisca? No, ma la prego, no. Sono un po' ricchione. No, ma non stia buono, ma cosa fiscale, c'è? Fiscale, non fiscale, fiscale. Fiscale. Il paese lo faccio diventare un'azienda, ti metto te come prestanome. No, ma non si tanto poi se qualcosa va storto tu risulti incapace di intendere di volere. Ma perché? Sei pure impotente, il giudice si commuove. Va bene. Sì, noi prendiamo sto cazzo di paese che cade a pezzi e facciamo come ha fatto mio cognato con la porcinaia. Ho paura. Ha preso una porcellaia, l'ha riverniciata di bianco, l'ha venduta al comune come asilo nido. Beh, vabbè, no, ma non si fa, no. Classe energetica. Ah, sì, ho capito, vabbè, sì. E noi così facciamo con l'Italia, la vendiamo ai russi, la riverniciamo, la prendiamo, la vendiamo a Dubai, a Trump, così facciamo la crana. Sì, va bene. Di classe A. Sì, abbiamo capito, però non si può fare. E su questa nota di ottimismo levati che devo cantare. E vedi.